Elaborazione. Vi posso dare qualche spunto di questo lavoro che poi ho scritto abbastanza caldo dopo aver visto il film appunto negli Stati Uniti e aver letto il libro di Lipsky. Trovo che il merito del regista, se poi ricordo un regista indipendente al suo quarto lungometraggio, questo è il migliore, comunque il più noto anche, sia stato quello. Certamente ha dovuto omettere alcune parti del libro molto interessanti, speculazioni di Wallos sulla vita, sull'arte, sul ruolo dell'entertainment. Lui vedeva questo legame tra entertainment, addiction, arte, molto molto interessanti. Non c'era tempo per fare questo, ma mi è sembrato che due o tre punti sono davvero ben sviluppati, geniali e orchestrati in un film commedia molto godibile e molto leggero. Il primo è questo appunto che dicevo all'inizio, che mi pare il valore è quello di aver trasformato, come in effetti è stato, ecco, l'intervista che poteva appiattirsi in uno dei tanti biopic pur ben fatti che ci sono su questi personaggi geniali. L'intervista diventa una relazione, non c'è alcuna intervista in realtà, non si capisce chi intervista chi, anche Lipsky la dice. E questo Wallos, lo chiamo per cognome perché sono entrambi i due David, sono un po' speculari. Questo Wallos esiste, questo l'abbiamo visto stasera, esiste grazie a Lipsky. Questa figura che emerge così non è quella che emerge nelle interviste canoniche come alla radio, come nel tour. Ecco, questo mi è sembrato veramente prezioso in questo film. Come dicevo, appunto, essendo analista, do particolare rilevanza alla relazione, che qui ha quasi gli aspetti un po' così, guardate, questo non è un film per il circuito di Schenale, ma ha un po' gli aspetti della relazione transferale. Inizia con una grande attesa da parte del giovane Lipsky. La differenza di età è minima, sono 4 anni, benché sembrino molto più, perché il Lipsky si sente enormemente inferiore, ovviamente, fatica a dare il suo libro alla fine. È interessante anche poi sapere che il principale libro di Lipsky sarà il suo terzo libro, All Americans. Lui è un saggista sostanzialmente, molto americano, che rimane, non credo tradotto in italiano, che ha scritto dopo la conoscenza di Wallos. Quindi è avvenuto un incontro che in qualche modo noi definiamo mutativo, ecco, ha cambiato entrambi. Wallos non lo sappiamo. Certamente ha rotto per 5 giorni la sua immensa solitudine. Lo ha stimolato e gli si è affezionato. Quando dice i cani ti si sono affezionati, parla chiaramente di sé, naturalmente, della sua enorme, io l'ho percepito così, enorme fame di amore vero per la sua persona. Nel libro è spesso ripetuto questo concetto: voglio essere normale, to be normal. Combattuto con l'altro tema, che è quello della fama, che è l'altro punto centrale del film. Ecco, quindi mi è parso che il primo aspetto interessante e a suo modo geniale è che dal pretesto di un'intervista che non riesce, infatti non la pubblica, la mette in un cassetto della memoria, la rimuove completamente, ne esce confuso, turbato, addolorato Lipsky, perché l'ha toccato questo incontro, ha dovuto parlare di sé, suo malgrado, essere messo a nudo dall'intelligenza dissacrante e politicamente scorretta di Wallos, che gli fa delle domande, gli fa notare delle danzate. E tra i due nasce un vero rapporto umano, fatto prima di idealizzazione, poi l'idealizzazione che è un meccanismo di difesa, quindi
pretendere, accedere la sua posta a una sincera ammirazione, all'invidia, a una normale invidia tra due persone che fanno lo stesso lavoro, di cui uno ha un enorme successo e l'altro non ce l'ha. C'è un pezzo del libro in cui Lipsky dice: ho scritto 3 libri e non hanno avuto successo. Ed è molto sincero in questo. Mentre il problema di Wallace è l'opposto. Mi sembra che il dramma principale, questo è perlomeno quello che io ho percepito, è il rapporto con la fama, è il rapporto col successo, di cui ha un enorme bisogno, la vera dipendenza, come lui dice, lasciando cadere le sciocche domande di rito sull'eroina, sull'alcol, sulla dipendenza. Se mai la televisione è simpatica, che dimostra un po' la sua fase di vita, no? Di un oggetto caldo sempre acceso. Il vero conflitto, mi pare, più profondo, e che credo, non sono d'accordo con quello che dice Marco Stello, suo amico di gioventù, in somigliazione naturalmente, congetture, il principale elemento che ha spinto al suicidio, non reggere il rapporto col successo, con una fama così, non solo planetaria, ma importante, profonda, tipicamente americana, o che perlomeno gli americani precedono sempre nostri, quello che poi avviene anche qua. Qui siamo negli anni 90, essere rincorso dai parti, diventare qualcuno che sarebbe orrendo, lui dice. Ecco, probabilmente questo a un certo punto non gli è più riuscito. Mantenere l'equilibrio faticoso che vediamo qua agli inizi della sua carriera, in fondo, dopo 2 romanzi così di medio successo, questa esplosione con un capolavoro effettivamente che è il gest. E credo che poi a un certo punto qui lo vediamo in bilico, in conflitto con, nel suo rapporto con la fama, di cui ha molto bisogno appunto e molto timore, come credo tutti i grandi artisti. La paura di trasformarsi in un mostro da baraccone, in un animale da parti, di tirare fuori parti di sé, questo lo dice anche nel libro Ravenous, avide, insaziabili, avere tutto non mi basta mai. Lipsky è diverso, sarebbe lì contento di avere quello che già lui è invece, ed è questa differenza, questo è un altro elemento interessante della relazione, questa differenza che permette l'empatia. Se fosse stato Lipsky adeso, uguale all'altro, al grande David, diciamo, grande in tutti i sensi, questo uomo di 1,93 m, non l'avrebbe capito così bene. Lo riesce a capire un po', come avviene nel lavoro analitico, proprio grazie alla separatezza, alla differenza, che è motivo anche di scontro, di litigio, di bisticcio, di battibecco, perché la relazione si fa intensa, si fa incandescente a un certo punto, con tanta intimità, tanto insieme, tanti giorni, la relazione si fa intensa, giorno e notte, appunto come li ha definiti Lipsky, i 5 giorni più insonni della mia vita, e penso che fosse sincero in questo, nelle sue abitudini newyorkesi molto più sane, molto più regolari, sospesi in questa bolla, la scelta registica è molto felice, con questa prevalenza di interni, col clima innevato, con la macchina da presa unicamente sul loro dialogo. Questo è uno splendido film di parola. I dialoghi sono arguti, intelligenti, benché tagliati dal libro, ma se ne conserva tutta la freschezza, l'intelligenza. È un film, commentavamo prima con Stefania Nicasi, sull'intelligenza della parola come strumento che tiene compagnia al lettore, che ci fa sentire meno soli. È vero che con i romanzi ci si sente meno soli, sono scritti perché ci sentiamo meno soli, e probabilmente chi li scrive si sente solo stavolta. E c'è questo rapporto conflittuale anche con la solitudine, no? Dello scrittore. Io capisco molto molto bene, ecco, mi pare di capire molto bene le molteplici facce del dramma di quest'uomo e la sua acuta percezione, che ho sentito anche una volta, mi ricordo, Woody Allen a Venezia, intervistato con lo stesso imbarazzo un po' che ha Wallace di uomo timido e impacciato, che disse: tutto questo non è reale. E c'è un momento in aereo in cui, mentre vanno
a Minneapolis, e quindi tutto questo non è reale. La realtà ricomincerà quando te ne andrai. Io sarò solo con 20 persone che mi conoscono. Vi rubo ancora un momento, poi se ci sono delle domande o un po' di conversazione, che gli volevo leggere a dimostrazione della sua acuta percezione dell'irrealtà di tutto questo, della fama e dei pericoli che contiene. Due righe dal Re Pallido, The Pale King, che è un romanzo postumo, che ho visto che c'è nella vostra libreria, incompleto, perché quando lo stava scrivendo poi si è suicidato e quindi si era rotto quella bandana, una metafora meravigliosa che teneva la mente fino ad allora. Lo traduco io un po' malamente perché sono in inglese. E questo suo ultimo libro postumo, quando evidentemente ha ceduto, dice: signori, benvenuti nel mondo della realtà. Qui non c'è ordine, nessuno applaude, nessuno ammira, nessuno ti guarda, capisci? Questa è la verità. Per la verità l'eroismo non riceve alcuna ovazione, non intrattiene nessuno, nessuno fa la coda per vederti, nessuno ti capisce. Questo penso che sia l'ultimo Wallace. Qua abbiamo l'ultimo davvero, anche proprio il libro uscito nel 2011, quindi postumo. Qua abbiamo visto gli inizi, i tentativi di tenere insieme attraverso questa metafora splendida, una metafora concreta, ecco, se può esistere, un oggetto incarnato della bandana, che non è affatto uno snobismo, non è affatto, come lui dice, un modo di sembrare speciale. Nasce davvero quando era a Tucson dalla sorella ospite per il gran caldo, poi scopre che lo contiene, che contiene questa mente in ebollizione. Il contenimento è un termine che noi usiamo molto in psicanalisi, ma che si è anche diffuso così comunemente. Trovo bellissima la metafora della bandana e il suo cedere a un certo punto, quando la realtà si rivela un mondo dove nessuno ti ammira, dove non importa di te a nessuno, e quindi un intrattenimento vale l'altro. E credo un ultimo spunto che avevo messo in questo lavoro e lo sto a approfondire, che ci sia un parallelo, che lo stile di Wallace, così antiminimalista, così opposto al famoso, che è anche molto bello, come la letteratura americana è meravigliosa, il nostro scrittore prima ne ha un po' accennato, ma per appassionati è tutta meravigliosa la letteratura americana. E di cui Wallace è un esempio unico, non ha eredi, non ha un po' la Murakami, ecco, per gli appassionati dei droni come me, cioè non ha eredi, non ha scuola, non è lui, è un personaggio unico. Ecco, mi pare che ci sia un parallelo tra la torrenzialità del suo pensiero, un uomo continuamente insonne, Lipsky è stato morto, esausto, lui no, lui continuerebbe, parlerebbe tutto il tempo, lo vediamo di notte, va a ballare. A ballare anche per non sentirsi solo, credo, alla fine, per continuare questo rapporto dalla scena finale bellissima con questa danza in una chiesa battista, per non sentirsi solo, perché lo stacco di questo rapporto così intenso è uno stacco per entrambi. Lipsky se ne difende mettendo via in un cassetto della memoria e riprendendolo 12 anni dopo, quindi la fine del tour è anche in termine simbolico, è la fine del tour del libro, ma è anche, credo per il giovane David, l'elaborazione di un lutto. Con la morte di Wallace si chiude il giro per Lipsky. Ma mi sembra che ci sia anche un parallelo, se si leggono i suoi libri, in particolare I Tempi di Gesta, ma anche altri, tra la torrenzialità dello stile, questo fiume in piena di dettagli, ma non irrilevanti, non superflui. Qualcuno ha scritto che era un amante sopraffino del dettaglio e di un'intelligenza appunto stupefacente, dissacrante, la stessa Pivano, che lo conosceva molto bene, lo intervistò in Italia. Ecco, non sono dettagli superflui o snobistici. La nota entra nel testo perché è necessaria, si infiltra come l'acqua nelle crepe quando piove, e quindi mi pare che il suo funzionamento mentale trova perfetto riscontro nello stile letterario.
E che la bandana sia l'unico mezzo che abbia trovato, fallendo un po' i precedenti, tipo l'insegnamento, insegnare gli piaceva, poi ho dovuto smettere a causa del successo, giocare a tennis, da ragazzina giocava a tennis, la matematica, che era un amante della matematica, cioè tutto quello che ha regole. Wallace cercava regole, cercava quello che l'uomo postmoderno ha perso, cioè Scusi, regole. senza essere quello che noi consideriamo un folle, perché questo secondo me è più affascinante, cioè lui sta sulla vita, le sue debolezze anche croniche, però sta in qualche modo in equilibrio, no, sulla vita, alla ricerca di Sì. regole, cioè tutto il cinema, io adesso il libro non l'ho letto, ma il film di stasera ci fa vedere un personaggio tutto sommato che ci sta in Ci sta, equilibrio, ma ci sì. sta, cioè non ha colpi di testa, è gentile, è abbastanza intelligente da saper gestire la situazione, ma abbastanza empatico da farsi un amico, una bella persona, È una tutto bella persona, quando dice desidero capire come funziona la tua mente, quando gli dà il libro, è una bella persona. Io non considero Wallace un folle e sono sempre molto restia a appiccicare etichette diagnostiche, a stigmatizzare gli artisti per una qualche loro sintomatologia che probabilmente una parte di noi ha, momenti di depressione, momenti di euforia, con gradi diversi, con furie differenti. Quindi sono sempre molto attenta, ecco, appunto, Stefania citava la sublimazione, che sul piano psicoanalitico è il libro principale, che voglio molto bene, parlo di molti artisti, non di questa combinazione, ecco. Allora sono tutti folli, quindi non stigmatizzerei, il film riesce a non stigmatizzare Wallace in un futuro suicida, benché ci sia l'intro di gest, ben descritta l'indicazione. Quindi è tutto previsto nella sua mente, che non ce l'avrebbe fatto a un certo punto. Uno lo sa fin dove può arrivare, no? Dentro di sé, una persona così intelligente lo sa dove potrà spingersi. E c'è l'inizio di gesto, un passo anche molto lungo, molto ben descritto, sull'impiccagione di uno dei mille personaggi, in cui lui si mette, si proietta nei mille personaggi. Parla anche della persona depressa, all'inizio di gesto, dicendo che la persona depressa, o il pezzo, ma non l'ho letto, non lo ricordo quasi a memoria, tanto mi è piaciuto, la persona cosiddetta depressa, virgolette, virgolette, non è quella che poi si suicida, non è quella che è stanca di vivere oppure fascinata dalla morte, come tendiamo a volte a dire, l'artista maledetto, cosa che lui odiava, lo dice, essere etichettato come un artista maledetto, o che non ha più speranza. O per... No, la persona depressa dice come quello quando c'è un incendio in un palazzo deve scappare. E quindi le dà una metafora, un'immagine in cui penso che tutti possiamo, c'è uno stato della mente a volte dal quale dobbiamo uscire, questa è la persona depressa. E credo che renda molto bene l'idea, non appunto della follia, ma dell'infelicità, che è un'altra cosa. Jonathan Frase, lo conosciate, attualmente forse il più acclamato scrittore americano, amico di Wallace, del Wallace adulto. Wallace ebbe due grandi amici scrittori, Costello in gioventù e Jonathan Frase da adulto. Jonathan Frase dice che Infinite Jest poteva intitolarsi anche Infinite Sadness, perché è un libro che parla della tristezza a cui facciamo fronte attraverso l'entertainment. Per entertainment Wallace intendeva l'insieme delle addiction della televisione, dei supermercati, del futuro internet che nasceva in quegli anni, comincia Tenendo il senso di tempo sì, libero, di no? tempo libero, l'uso del tempo libero. Quindi è molto acuto in queste osservazioni che sono mescolate in Infinite Jest. Ne discute un po' con Lipsky, che gli sta dietro un po' come può, ha un'intelligenza diversa, ma lo capisce, lo rispetta. Ecco, quindi per la persona depressa è quella che si anestetizza, diciamo, in questi modi e che a un certo punto non ce la fa più. E un altro paradosso è quello appunto del successo, il maschio americano.
sono 45 anni e oggi si può dire insomma, occidentale, ecco, l'America precede un po' sempre i tempi. Di che cosa è infelice paradossalmente? Dell'avere troppo. Questo è un tema che a me è molto caro, ho trattato anche in alcuni miei libri. A 34 anni un successo planetario, essere oscenamente ben educati, come dice, avere le migliori conoscenze, aver fatto le migliori università, tutte le porte aperte, tutte le donne disponibili perché sei famoso, una buona famiglia alle spalle, Wallace non ne parla, ma c'è una buona famiglia alle spalle che probabilmente funge anche un po' da ideale rispetto al quale si vergogna, il padre era un noto ma sobrio insegnante di lettere, come dice anche la madre, questo successo va un po' contro l'ideale dell'io, diciamo, paterno, questa fama, ecco, la famiglia è tenuta in disparte, ma è importante. Quindi è un'infelicità, direi, composita quella di Wallace, legata all'acuta percezione che la fama è illusoria, che quello che poi ti resta sono 20 persone, se va bene, e due cani, sempre fedeli, e che non c'è audience. Trovo molto bello questo pezzo dal Re Pallido, che venite signori, gentlemen, qui nessuno vi ascolta, nella realtà non interessa a nessuno. E l'infelicità delle troppe possibilità, che forse è tipicamente americana, anche nella sua bellezza, anche nelle sue risorse, ma che è effettivamente un po' un dramma di Roma moderno, tutte le porte aperte, noi i pazienti lo vediamo a volte, che non scelgono niente perché è tutto aperto, ogni possibilità è percorribile se fai le scuole giuste, se hai le conoscenze giuste, se sei intelligente. Quindi ecco, mi fermo qui perché poi ci sarebbero anche troppe cose da dire e vorrei levarvi la parola, ma i miei spunti un po' generici, un po' confusi e emozionati a caldo da questo film e poi dal libro di questo di Lipsky che vi suggerisco, che, perché è un bellissimo libro e di cui il titolo è mal tradotto in italiano. Non è come essere se stessi, tipo manuale, è importante il titolo Also at the end you become yourself, sebbene alla fine si diventi se stessi, cioè nonostante qualche cosa si diventa se stesso, ed è un omaggio a Wallace perché nel libro è riportato questo pezzo di dialogo in cui Lipsky gli chiede: hai fatto lo scrittore perché i tuoi erano letterati? E lui risponde: no, mi hanno lasciato libero, una risposta un po' così banale. E poi dopo un po' aggiunge: ma comunque alla fine, nonostante tutto, uno ce la fa a diventare se stesso. Quindi si diventa se stessi nonostante, non è un manuale sul diventare se stesso. Io sono molto arrabbiata con i traduttori dei film, dei titoli dei film, che qua per fortuna è l'originale, e dei libri italiani, perché vengono, quando va bene, storpiati, ma talvolta proprio con un altro senso, ecco, quindi si diventa se stessi nonostante qualcosa. Questo è il senso dell'intervista, della lunga intervista di 5 giorni, Also, alla fine si diventa se stessi. Ecco, ci tenevo a chiudere con questo particolare perché sembra irrilevante, ma non lo è, e il titolo italiano omette questo aspetto della lotta per diventare se stessi, che non è una manualistica, ma è un nonostante.